Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di un alimento che piace un po' a tutti, lo yogurt. Esiste in un sacco di forme e varianti, alla frutta, magro, intero, vegetale o di latte vaccino. Insomma, ce n'è per tutti. Lo yogurt è prodotto dalla fermentazione del latte, un processo batterico in cui viene demolito il lattosio e prodotto l'acido lattico, responsabile del suo sapore acidulo. La normativa italiana prevede che i batteri appartengano al genere Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgarilus, che devono essere mantenuti vivi fino al momento del consumo. Un altro aspetto interessante è il suo basso contenuto di lattosio. Questo per via del processo di fermentazione a cui è stato sottoposto. Secondo diversi studi epidemiologici, un consumo regolare di yogurt è stato associato ad un rischio basso di patologie cardiovascolari e diabete di tipo 2. Questo effetto protettivo si riferisce solo a quello bianco naturale, senza l'aggiunta di zuccheri o altri ingredienti. Esistono varie tipologie di yogurt. Andiamo a vedere quelle principali. Yogurt magro, in cui i grassi rappresentano meno dell'1%, però non lo consiglio perché oltre a non essere molto buono, sazia anche molto meno rispetto allo yogurt intero. Quando lo scegliete, fate attenzione a quello alla frutta e leggete bene le etichette nutrizionali. Infatti, tante volte può contenere una quantità di zuccheri e calorie superiore rispetto a quello intero. Gli yogurt alla frutta sono prodotti che vengono spesso addizionati di zucchero, aumentando notevolmente il loro apporto calorico, con il rischio di assumere tante calorie. Anche in questo caso, controllate sempre bene le tabelle nutrizionali. Lo yogurt intero è un prodotto in cui i grassi sono pari o superiori al 3%. La sua versione bianca al naturale non contiene zuccheri aggiunti e quindi può essere considerata un ottimo prodotto dal punto di vista nutrizionale. Lo yogurt greco si differenzia per la sua compattezza e la quantità superiore di proteine. In questa versione il prodotto viene filtrato fino ad eliminare tutto il siero. In questo modo si eliminano gli zuccheri mentre si concentrano di più le proteine. Un piccolo trucchetto. Se leggete yogurt greco vuol dire che realmente è stato prodotto in Grecia, mentre se leggete alla greca può essere stato prodotto in una qualsiasi altra parte del mondo. Lo yogurt vegetale, come dice il nome stesso, è stato prodotto da ingredienti di origine vegetale. Il più diffuso è quello alla soia, che è stato prodotto tramite la fermentazione della bevanda di soia con l'aggiunta degli stessi ceppi batterici che sono stati utilizzati per quello tradizionale. Dal punto di vista nutrizionale, però, ci sono varie differenze. In primis, l'assenza totale di lattosio e delle proteine del latte, ma anche di colesterolo e grassi di origine animale. In molti prodotti, inoltre, è possibile trovare fortificazioni di calcio, vitamine, fitosteroli e lecitina, che, se inserita correttamente nella nostra dieta, può portare all'abbassamento del colesterolo. Io personalmente preferisco quello alla soia, ma se dovessi scegliere tra le varianti tradizionali opterei sicuramente per quello greco, ovvero un prodotto eccezionale con un'alta concentrazione di fermenti lattici. E voi? Quale preferite? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. E se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Non dimenticate di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati.